Ciao a tutti, rieccoci qui per una nuova puntata di In Cucina con lo Chef, con me Antonella Carrieri. E con me invece lo chef Nicola Vizzardi. Quest'oggi facciamo il bollito, classica ricetta un po'... Ah, mamma, cosa hai fatto il bollito? Tutti bollito. Fanno un po', è vero? Ovviamente abbiamo della polpa di manzo per bollito, della cipolla, sedano, carote, patata, che possiamo ovviamente aggiungere poi... tagliare a moneta, fa anche da contorno, pomodoro rosso, profumiamo con delle foglie di alloro, andiamo a profumare. Per la salsa verde abbiamo olio extravergine di oliva, aceto, prezzemolo, aglio, capperi, acciughe, cipolline sotto aceto e cetriolini sotto aceto. Questo è anche un bollito di pesce, un pesce di grandi dimensioni, no? Viene sfilettato, tranciato. Può accompagnare anche il pesce, non è detto pesce. Che vada per forza sulla carne. Assolutamente. Qui abbiamo dell'acqua già bella calda, bollente. Andiamo subito a mettere le nostre verdure per profumare la nostra acqua, foglie d'alloro e la patata. Per quanto riguarda la cipolla, vi do un consiglio. Io amo farla un po' a rondelle spesse e le vado a bruciacchiare, caramellizzare, se vogliamo, in una padella antiaderente ben calda. Deve solo, ecco, caramellizzare. Se facciamo un brodo vegetale è una tecnica per dare quel colore bello bronzato, è un profumo particolare. Leghiamo un attimo il nostro pezzo di carne per tenerlo compatto e poi anche nel taglio lo vado a legare. Facciamo così, semplice taglio, semplice legatura, diciamo, eccolo qua. Di solito tu la carne la leghi a casa? Io sì. Perfetto, facciamo così, giusto senza stringerlo. Sì, sì, giusto per non tenerlo troppo. Sì, per non lo... per tenerlo compatto, diciamo, sì, ecco. Sì. Ecco qua, abbiamo già fatto. Lo immergiamo nel liquido di acqua. Perfetto. Ops. Qua, ovviamente quest'acqua non dovrà essere buttata, ma ovviamente possiamo farci qualsiasi cosa. È un ottimo brodo di carne che possiamo riutilizzare per fare un risotto. Questa crisi che ci sta mo. Quindi andiamo ad unire questa cipolla. Prendiamo un cutter, diciamo, di casa, no? Sì. Mettiamo del prezzemolo, possiamo sbollentare anche due spicchietti di aglio un paio di minuti in modo che perda tutto, diciamo, nel quella brodo. Sua, sì, aroma forte che ha, e poi lo andiamo ad unire qua, in modo che spezza quel che leggero pizzicore forte, che rilascia. Di aglio. Perfetto, aggiungiamo i nostri cetriolini, capperi, acciughe, pomodorini, cipollotti. Volevo dire, essere attenta. Brava, detto... sto tanto attenta, non vedete come sto. Adesso mi sono fissata sulle ricette che io a casa devo fare. Andiamo a comporre il tutto e frulliamo. Ovviamente deve essere quasi una crema che accompagnerà la nostra carne bollita. A questo punto d'aceto. Aggiungiamo, ecco, un altro goccio di aceto perché le nostre cipolline, però, i nostri cetrioli sono stati sgocciolati e lavati un attimo, quindi andiamo ad aggiungere quel po' di acidità che ha bisogno la salsa verde. È una salsa che si può fare anche uno o due giorni prima. Perfetto. Abbiamo, senti il bel profumo, abbiamo la nostra salsa verde, attendiamo un po' di tempo che il nostro bollito prenda proprio il suo punto di cottura. Il brodo e bollito è uguale? Il brodo è una cosa, il bollito è un'altra cosa. Ecco. Per fare un ottimo brodo si parte da verdure sempre fresche e acqua fredda e si porta a ebollizione. Per avere un ottimo bollito si parte da un'acqua bollente. Eccoci qui, Antonella. Abbiamo tolto lo spago al nostro bollito, abbiamo tolto anche la nostra patata da poter
accompagnare come contorno. Tutte le verdure possono essere, e il brodo può essere filtrato per fare un risotto, dei tortellini, a vostro piacimento, una pastina. Certo. Però sicuramente ha un profumo spettacolare. Con la cipolla, guarda, è una visto? Cosa... Affettiamo. Cambia proprio il profumo. Beh. Il classico... Cioè, profumo e colore. Ah. Vedi quel colore ambrato che ha? Sì, sì. Va bene? Qui, affettiamo. La carne è rimasta bella pure... Bella, vista, sì, più compatta. E umida rimane così, vero? Certo. Quando viene legata. Sì, rimane più compatta, diciamo, sì. Dai. Qui. E nello stesso tempo abbiamo anche il nostro contorno. Poi la patata lessa ci sta benissimo. Sì, sì. Con la carne. Ecco qua. Mettiamo la nostra carne. Eccoci qua. Quasi finito, sì. Rimpiattare. Un cucchiaio. Peccato che non c'è il rosso, se no facevamo la bandiera d'Italia. Ecco qua. Questi colori. Ovviamente non può mancare un filo d'olio extravergine d'oliva. Il piatto è pronto. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questo canale. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte.